Come in alcuni video dei mesi passati, oggi vi mostro la vostra configurazione preferita, diciamo nei mesi che vanno da novembre ad oggi. Nel caso non sappiate quello di cui sto parlando, nei mesi passati appunto vi ho proposto gli acquisti più frequenti fatti appunto da voi e con gli acquisti che avete fatto di più abbiamo provato a costruire delle configurazioni insieme. Adesso vediamo se anche in questa occasione riusciamo a ricostruire un PC che sia full compatibile tutto con tutto e vediamo quali sono appunto i pezzi che avete preferito di più appunto negli ultimi 3 mesi a questa parte. Primi tra tutti, come al solito, le memorie. In questo caso primeggia l'SSD Crucial, il B300 in questo caso, il più venduto in assoluto e ovviamente uno dei modelli più economici con un miglior rapporto qualità-prezzo che in questo caso avete preferito nel taglio da 240 GB, più o meno 90 euro. Subito sotto, questo mese, sempre il VD Blu da 1 TB e grazie, è uno dei più acquistati sempre e comunque e mantiene sempre il suo prezzo di circa una cinquantina di euro, ma con in questo caso un competitor che è nato negli ultimi mesi, ovvero il Seagate Barracuda, sempre da 1 TB e con l'alternativa da 2 TB che è in assoluto la più venduta degli ultimi tempi. Il terzo componente più venduto è l'alimentatore e grazie al cielo, perché di alimentatore ne dovete avere per forza uno nel computer, non come l'hard disk o l'SSD che potete benissimo evitare o l'uno o l'altro. In questo caso ha vinto il CX550M, grazie al cielo, la nuova versione di alimentatore Corsair, perché se sapete, se bazzicate un pochettino, saprete già che i CX vecchi avevano qualche problemino di troppo, mentre con la nuova versione appunto sono stati risolti buona parte dei problemi e sono prodotti validissimi, quindi consigliatissimo. È uno dei modelli meno costosi attualmente sul mercato in questo taglio, in questo wattaggio precisamente, perché costa circa 60-65 euro, quindi avete più o meno seguito fino a questo punto i consigli che vi ho dato qualche giorno fa, nel senso di farvi una configurazione magari un po' più economica aspettando un eventuale abbassamento dei prezzi per quel che riguarda l'hardware. Questa volta al posto dell'i5, che se non sbaglio ho vinto nella volta scorsa, avete comprato in assoluto di più come processore un Ryzen 5, il 1600, quindi neanche la versione più economica. Su questo abbiamo fatto molti video in passato, sia di Versus per vedere le prestazioni, sia in generale sul processore, sulla gamma di processori, e ve li lascio qua nelle schede o comunque qua sotto in descrizione insieme a tutti gli altri link utili. E proprio parlando di componenti che abbiamo visto e rivisto e stravisto sul canale, il case che avete scelto di più è il Masterbox 5, in particolare la versione con paratia in vetro, che sta andando sempre di più e che ovviamente è quasi un componente immancabile per quel che riguarda un PC moderno. In questo caso il Masterbox in questione lo trovate al momento attuale a circa 55 euro. La scheda video è un dato che mi ha un pochettino sorpreso, perché mi sorprende più che altro il fatto che siate riuscite a trovarne, perché parliamo della 580, sì, l'RX Radeon 580 è in assoluto la scheda che siete riusciti a comprare di più, però vi ricordo che questo dato che ho si basa sugli ultimi mesi, quindi non solo su gennaio, solo su dicembre, quindi da novembre a questa parte siete riusciti ad accaparrarvi un po' di RX 580. Boh. Dove le avete trovate? Boh. C'è stato un periodo in cui il prezzo si è riassestato più o meno sulla media di mercato, invece che stare sempre schizzato per colpa dei miners a over 500 euro, però è stato un periodo abbastanza limitato, quindi vuol dire che siete stati relativamente bravi a cogliere l'attimo e acquistarlo. Ma per darvi un'alternativa più recuperabile, diciamo, al momento avete acquistato anche tantissime 1050 Ti, quindi ovviamente in questo momento storico probabilmente la scelta migliore per l'acquisto di un computer, vi consiglierei appunto questa scheda rispetto a una 580 o a schede di fascia alta come potrebbero essere 1060, 1070 eccetera eccetera eccetera. E per la scheda madre la compatibilità c'è, perché la scheda madre più acquistata, si dà proprio il caso, sia una B350, quindi socket AM4 AMD compatibile con tutti i processori Ryzen e che sarà compatibile anche in futuro con i prossimi Ryzen 2000, quelli che presenteranno tra qualche mese. Le memorie, caso vuole, sono tra i componenti meno acquistati, ma in questo caso il modello che avete preferito di più sono un doppio banco da 8 giga l'uno per un totale di 16 giga in modello Vengeance di Corsair, in assoluto le più consigliate da anni a questa parte, che al momento trovate alla bellezza di 192 euro.
E per chiudere i componenti che appunto compongono il PC, il dissipatore che avete preferito di più è un Cooler Master Seidon 120, quindi un modello abbastanza compatto, modesto, perché è tra i più economici a liquido all-in-one che trovate al momento in commercio, quindi ci può stare. Probabilmente non è quello che vi consiglierei più volentieri al momento se doveste farvi un PC, però sicuramente è un'alternativa valida per spendere poco e avere buone prestazioni. Ovviamente l'overclock in questo caso sarebbe limitato nel caso voleste farne. Ma dato che mi limito sempre soltanto al computer e non vi parlo mai delle periferiche che avete acquistato di più, questo mese ho messo sia monitor, sia mouse, sia tastiere, e si dà il caso che il monitor sia uno dei nostri preferiti del un modello anche relativamente economico ma dalle buone prestazioni, in particolare l'SE2717H, un 27 pollici Full HD IPS con una frequenza un po' più alta dei 60 Hz, quindi ottimo pannello e anche un buon refresh rate se volete prenderlo per giocare, ovviamente in risoluzione Full HD. 200 bombe. Il mouse più acquistato, sai che sorpresa, è il G502 di Logitech, quello che va sempre in sconto nei periodi di saldi su Amazon e che in generale abbiamo visto, provato, straprovato e straconsigliato in moltissimi video e moltissimi articoli su Tom's Hardware. Mentre la tastiera è un modello relativamente economico di OK. Il modello non ve lo saprei neanche dire perché non c'è scritto, comunque si tratta di una tastiera meccanica che trovate a poco più di 30 euro su Amazon. Mentre avevo quasi dimenticato le cuffie, che sono comunque un elemento importante nel setup di un vero giocatore PC, che sono Logitech le G430. In questo caso virtualizzate 7.1 canali e compatibili anche con console PS4 e Xbox. Considerando come scheda video ideale la 1050 di cui abbiamo parlato poco fa e ovviamente magari andando a risparmiare qualcosa sulle memorie, tipo preferendo un solo banco da 8 giga ad esempio, probabilmente questa è un'ottima configurazione da farsi al momento, quindi io come sempre vi lascio qua sotto tutti i link ai componenti di cui vi ho parlato in questo video e voi come sempre fatemi sapere che cosa comprende il vostro computer in questo momento, quali acquisti state premeditando o se ve ne siete fregati assolutamente di tutto e vi siete fatti un PC da 2000 euro senza badare a spese. Fatemi sapere tutto qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con tanti altri video ancora. Ciao!